Carnevale a Monterone, ci sono tanti bimbi, adesso chiediamo un po' alle mascherine da che cosa sono vestite e se stanno divertendo. Allora, tu da che sei vestita? Io mi sono vestita da Squo, che è una bambina indiana e... Ti stai divertendo? Sì, adesso mi sto divertendo. Qual è il tuo nome? Io mi chiamo Silvia. Tu? Io mi sono vestita da Bella Addormentata, sono Emma. Ti stai divertendo? Ti piace questa festa? Sì, mi piace. Il carnevale a te piace? Guarda la telecamera. Sì, mi piace. Da che sei vestita? Fior di loto. Da principessa fior di loto e mi chiamo Lorenza. Spider-Man. Ti piace questa festa? Sì. Quanti anni hai? 6. Come ti chiami? Antonio. Tu da che sei vestito? Da punk? Sì. Come ti chiami? Maurizio. Questo vestito l'hai pensato tu? L'hai ideato tu questo vestito? No. Con questi che già la tua mamma. Sì. Fare qualche balletto? Tu da che sei vestito? Allora. Ninja. Veloci, veloci. E ti piace questa festa di carnevale? Sì. Anche un pirata qui. Un pirata però che ha perso la barca, si è affondata qua fuori al porto. È una coccinella. Com'è questa festa di Monterone? Sempre bella, è sempre emozionante, è una tradizione che non deve morire mai. Ma il carnevale secondo te è per i bimbi o anche per i grandi? Per tutti, non c'è un'età per il carnevale. Com'è questa festa di carnevale? Siamo appena arrivati, però vedo che c'è già un sacco di gente, quindi adesso ci ambientiamo e poi andiamo a fare anche noi la sfilata dei costumi. Da punk. Come ti chiami? Rita. Tu da che sei vestito? Cowboy. Le spari, fai vedere le pistole. Tu? Cowboy. Che begli occhi, come ti chiami? Vittoria. Tu? Da piratessa. Ludovica. Ci sono due principesse, come vi chiamate? Carolina de' Medici e la Damigella. Ah, ma quindi siete delle figure storiche, importanti. Che bel trucco, chi te l'ha fatto? Mia sorella. Cosa ne pensate del carnevale? Una bella festa? Sì. Sì. Qui c'è un volto conosciuto, Peppe D'Ambra, la tradizione del carnevale di Forio è antichissima. Sono cose che dovrebbero perpetrarsi nei tempi. Speriamo che rimanga, perché questa è l'unica, una delle poche manifestazioni che si vede su tutta l'isola per quanto riguarda la festa dei bambini, perché questa è la festa dei bambini e delle mamme, perché come puoi vedere, come possono vedere i telespettatori, la stragrande maggioranza delle mascherine sono le mamme che si vestono meglio dei figli. Quanti anni hai?